Ciao ragazzi e benvenuti, sono Marco da Isamota e oggi vi mostro 5 progetti che ho creato con la mia penna 3D incominciando da un fermacarta. Ho incominciato disegnando su un foglio la forma 2D di un fermacarta. Successivamente, usando la penna, ho stampato nel perimetro disegnato. Ora passiamo al secondo progetto, un appendino per la giacca con buchi per fissarlo a un muro. Come prima ho incominciato facendo il disegno 2D, successivamente usando la penna ho riempito tutta l'area. Per aiutarmi a fare la parte superiore ho usato una piccola ventola che fa solidificare il PLA più velocemente. Ora passiamo a un portarasoio. Ho iniziato facendo il disegno 2D. Successivamente, per fare le parti più alte, mi sono aiutato con la ventola. Ora vi mostro come fare uno degli oggetti più utili, un poggia cellulare. Per questo progetto ho fatto due parti uguali. Successivamente, sempre con la penna 3D, le ho attaccate assieme ad un angolo di 90 gradi. Questo è il progetto più utile. Lo uso nella scrivania per non avere il cavo per caricare il cellulare sempre a terra. L'ho fissato alla scrivania con un goccio di colla caldo, ma se non dovesse averla, potreste provare a usare il Patafix. Ho fatto un cerchio con il compasso e poi con la penna 3D e con l'aiuto della ventola ho fatto queste due piccole colline storte in modo tale da fissare il cavo. Spero vi siano piaciuti questi 5 progetti. Fatemi sapere nei commenti se volete altri video di questo tipo e se dovrei andare meno in fretta. Con questo vi saluto e vi auguro una buona giornata.